Ciao a tutti gli amici di Out of Beat. Nel corso delle ultime 2 settimane, oltre a non farmi la barba come state vedendo, ho utilizzato la tastiera AJETS K870T per lavorare e giocare. Questa tastiera è una tastiera meccanica e economica, venduta a soli 49 euro su TomTop con il codice sconto che vi lascio qui sotto in descrizione, che si comporta benone. Anzitutto, all'interno della scatola, che è comunque carina e ben realizzata, troviamo una dotazione di accessori abbastanza completa, che comprende un cavo telato USB-USB-C da 1,5 m per il collegamento con il PC, dei keycaps di ricambio. Io, ad esempio, in questo caso ho già montato i keycaps colorati, ma arriva con i keycaps bianchi in ABS, ed un estrattore. L'estrattore non è di altissima qualità e tende, se usato maldestramente, a strisciare i tasti, quindi se ne avete un altro utilizzatelo, altrimenti utilizzatelo con un po' di cautela. La AJETS K870T ha un design classico, layout americano da 87 tasti, con l'aggiunta di questo piccolo tasto qui, questa rotellina che il produttore chiama NK Roller, che è molto simile a quella della Razer Black Widow V3 che ho testato e di cui trovate la recensione qui nel canale qualche settimana fa. Questo pulsante ci permette di andare a regolare o la luminosità del display se lo utilizzate con un PC portatile, oppure il volume dell'audio del computer. È un pulsante particolarmente comodo, io l'ho utilizzato personalmente per la gestione del volume e torna parecchio utile, soprattutto se guardate molti video mentre magari lavorate o se ascoltate la radio. Il layout, come vi dicevo, è classico, la tastiera è solida e ben realizzata, pesa infatti 880 grammi ed è costruita interamente in plastica, ma non flette assolutamente. Io l'ho forzata il più possibile in questi giorni di test, devo dire che si è comportata davvero molto bene. Non ci sono spunti particolari in termini di design, è una classica tastiera meccanica old school con il layout classico in 87 tasti. Per quanto riguarda la costruzione, i tasti devo dire che sono ben costruiti, sono in ABS, non sono i migliori che ho provato, ma per 49 euro devo dire che non si può pretendere di più. Piacevole l'aggiunta soprattutto dei tasti colorati che ci permettono di dare un po' di stile in più a questo prodotto. Per quanto riguarda poi gli altri elementi di design, troviamo sul retro una porta USB-C, non perfettamente centrata, quindi c'è un po' di lasco, serve un po' premere per inserire il cavo, e poi i classici piedini per la regolazione dell'inclinazione. Di fatto però ci sono solo 2 inclinazioni, quindi i piedini o sono aperti o sono chiusi. Nel complesso quindi la costruzione è molto solida. Per quanto riguarda gli switch invece, troviamo degli Huano Switch Black, mai sentiti nominare, che però sono la versione cinese dei Gateron gialli. Funzionano bene, sono abbastanza precisi, hanno una pressione lineare e richiedono una forza di attuazione media, quindi insomma nel complesso funzionano benone, sono precisi, li ho utilizzati sia per il lavoro che per la scrittura di mail e testi sul sito e non ho avuto particolari problemi. Oltre a questo ci sono gli stabilizzatori sui tasti più grandi e c'è una retroilluminazione con 18 effetti gestibili tutti quanti dalla tastiera. C'è anche un software cinese che non ho testato, non ho voluto installarlo, ma non ne ho sentita la necessità. Per quanto riguarda gli altri aspetti costruttivi, all'interno c'è una batteria da 2000 mAh che ci consente di utilizzarla in modalità Bluetooth 3.0, che è abbastanza vecchiotto e che personalmente non vi consiglio di utilizzare, per una decina di ore con la modalità RGB accesa, 100 ore invece senza RGB. Però il mio consiglio è quello di utilizzarla via cavo per avere delle prestazioni migliori. Ho utilizzato la versione Bluetooth per lavorare e c'è qualche lag e qualche ritardino che ovviamente pesano maggiormente se utilizzate la tastiera per il gaming. Per quanto riguarda il lavoro da ufficio, si comporta davvero bene, la digitazione è molto buona, i tasti funzionano bene, sono precisi e lo scorrimento delle dita sulla tastiera è davvero perfetto, non ho avuto di fatto problemi a lavorarci. Se la utilizzate per un lavoro da ufficio, magari tenete conto che la mancanza del tastierino numerico potrebbe farsi sentire. Meglio invece in gaming, dove riusciamo ad avere delle ottime prestazioni, l'input con il collegamento via cavo è praticamente perfetto, non ci sono lag e ritardi, insomma si comporta bene. Nel complesso quindi è una tastiera che si comporta bene, non ha dei punti in cui brilla particolarmente, ma non ha neanche dei veri e propri difetti. È venduta sicuramente al giusto prezzo, 49 euro acquistabile su TomTop con il coupon qui sotto, è davvero un ottimo prezzo. Se volete spendere qualcosa in più perché avete fretta per la spedizione, c'è anche su Amazon, ma arriviamo sui 75. Personalmente è una tastiera che mi è piaciuta, che terrò sicuramente, perché vorrei abbinarla a un vecchio
vecchio Mac Classic che sto restaurando. Insomma, è un marchio che non conoscevo, ma AJETS K870T è una tastiera che non mi è dispiaciuta affatto. Spero che il video vi sia piaciuto, se è così vi chiedo due cose, un bel mi piace qui sotto nel video e l'iscrizione al nostro canale. Se vi va, seguiteci anche sui social per non perdervi nessuno dei nostri articoli. Da Vittorio Tiso per Out of Beat è tutto, grazie e alla prossima!